Buongiorno carissimi, benvenuti anche questa settimana a un video podcast e questa settimana facciamo un gioco insieme, ok? Vi mostrerò delle foto che sono in vari momenti diversi della mia vita e in pratica, adesso vi spiego come funziona, ok? Mostrerò le foto e voi dovrete indovinare, grazie anche agli indizi e le storie che io racconterò legate a quella foto, la mia età, ok? E dovrete scrivere nei commenti, secondo voi, col numero della foto a lato, l'età che secondo voi ho, ok? Alla fine vi dirò che età ho in ogni foto, ok? Ma prima no, prima semplicemente vi mostrerò la foto e poi vedendo la foto voi penserete, e ascoltando quello che dico penserete, che età ha Alberto qua, eccetera, potete lasciare commento. E poi continuo con la foto successiva fino ad arrivare alla fine e alla fine vi dirò il risultato, ok? Quindi cominciamo con la prima foto. Come vedete qua sono un bambino con i riccioli e i miei dentini che dovevano ancora cadere per rifarsene nuovi. Quindi ero al mare con la mia famiglia, abbronzato, era estate. Mio fratello era... stava finendo le elementari e io, se non sbaglio, stavo iniziando, non sono sicuro, ma ero troppi indizi, però se non diventa troppo facile non vi dico cosa stavo iniziando, ma in sostanza ero un bambino che non aveva ancora cambiato i denti. Questa è già un'informazione che vi dà un range. Ero in vacanza con la mia famiglia, ero molto timido, ero piccolino, fate che ero alto, sarò stato alto un 80 centimetri verso il metro forse, ok? Ed è abbastanza per questa foto. E le persone mi scambiavano per una ragazzina perché avevo i riccioli che mi venivano in faccia. Questo non vi aiuta, ma un dettaglio. Ok, seconda foto. Qua ero su una barca in Norvegia. Una barca in Norvegia e stavamo andando a visitare un'isola vicino a, diciamo, a dei fiordi in Norvegia, ok? E ero alle superiori, all'inizio delle superiori, ok? Quindi dovreste avere abbastanza informazioni. Come vedete comincio ad assomigliare ad adesso, ma sono molto più bambino e molto diverso. E il taglio non è troppo diverso, ma ok. Quindi inizio superiori, vacanza di famiglia in Norvegia e io non abbronzato, mezzo abbronzato, con mio fratello che stava praticamente finendo le superiori, forse le aveva già finite, ok. Questa foto che vedete adesso invece è con una signora che è l'autrice di un libro che si chiama Language is Music, un libro che dice come imparare le lingue attraverso la musica. Eravamo a una conferenza di poliglotti a Budapest, in Ungheria, ed era il periodo in cui mi stavo appassionando delle lingue, quindi per chi di voi mi conosce dovrebbe aver capito l'età. E ero a Budapest, conferenza di poliglotti, se la cercate su Google anche ovviamente troverete l'anno di questa conferenza, che vi farà capire la mia età forse, se sapete quando sono nato. E quindi niente, conferenze poliglotti, viaggio da solo, uno dei primi viaggi che ho fatto da solo qui in Europa, con l'autrice di un libro legato alle lingue, che era una nuova passione che stava nascendo per me. Ok? Quarta foto. Qui come vedete barba abbastanza, diciamo, come si dice... barba abbastanza folta, quindi non curata, e ero in California con un amico, quindi viaggio da solo, California, comincia ad apparire barba sul volto di questo essere umano, che nelle foto precedenti non c'era, e quindi niente, viaggio da solo, sono gli indizi, più barba, sono bianco, non prendevo il sole, più bianco di una della fontana che c'è qua dietro, ma e avevo finito
le superiori già le avevo finite, altri indizi, ok? Ultima foto, la più recente, ero praticamente in una vacanza da solo con Isa, quindi un altro indizio importante, e ero qua in Italia, ok? Quindi vacanza con Isa, da solo, in Italia, abbronzato, alto al massimo dell'altezza che ho raggiunto nella mia vita, ok? Quindi ecco ragazzi, queste sono le 5 foto, ora vediamo, vi lascio un attimo per scrivere, se non l'avete ancora fatto, l'età che pensate io abbia nelle foto, grazie anche agli indizi che vi ho dato, e poi adesso, tra un attimo, aspetterò 10 secondi così che avete tempo di mettere in pausa, vi dirò la soluzione, il risultato, ok? Ovvero le risposte, ok? Quindi 10 secondi e ve la do. Ok ragazzi, quindi ripartendo dalla prima foto, qui avevo 4 anni, tra 4 e 5 anni, ero veramente un bambino ed era quando mi chiamavano Riccioli d'Oro, 4-5 anni, ok? Potete capire perché dei Riccioli d'Oro. E poi, questa foto invece, quando ero in Norvegia, avevo tra i 14-15 anni, ok? Viaggio di famiglia. Questa foto avevo, penso, 17 anni, sui 17 anni, ok? Quindi conferenza a Budapest, Poliglotti. Questa, con la super barba folta, ero in California nel 2017. Quindi 2 anni fa vuol dire che avevo sui 22 anni. Ultima foto, anno fa, quindi avevo 23 anni, ok? Congratulazioni a chi ha indovinato e ci sentiamo nelle prossime settimane, prossimi video, e vi mando un abbraccione.